Ciao a tutti, sono Diflu di IO Review. Oggi volevo presentarvi un nuovo gioco di casa Pikpok. Praticamente si tratta di un survival games. E il gioco si chiama Into the Dead e quello che dobbiamo fare è cercare di sopravvivere da un attacco di zombie continuo, con tutte le armi che potremo avere a disposizione. All'inizio, ad esempio, non abbiamo nessuna arma a disposizione, ma dobbiamo semplicemente, tramite le gesture che andremo a impostare nelle impostazioni, e cercare di evitare gli zombie. Praticamente il nostro personaggio non farà che correre sempre. Avremo una visuale in prima persona, quindi vedremo semplicemente il nostro fondale e dovremo cercare di proprio evitarli. Andiamo a vedere un attimo le impostazioni per capire meglio come funziona. Qui abbiamo vari tipi di impostazioni per quanto riguarda il movimento del nostro personaggio. Abbiamo la possibilità di utilizzare l'accelerometro, quindi inclinare il nostro iPad, iPhone, quello che sia. Abbiamo la possibilità di usare la modalità dove nella parte sinistra dello schermo andremo a cliccare, come vedete nel disegno, per farlo spostare a sinistra, nella parte destra spostiamo a destra e la parte centrale per sparare comunque con il tipo di arma che abbiamo. Abbiamo quest'altra modalità dove possiamo decidere che la metà dello schermo sinistro servirà per spostarci destra e sinistra e la parte destra per sparare o viceversa. Io al momento mi trovo bene con questa qua, la seconda. Poi altre impostazioni che abbiamo la possibilità di eliminare la musica, quindi lasciare soltanto gli effetti sonori, o viceversa, possiamo disabilitare gli effetti sonori e lasciare la musica. Andiamo a vedere come si gioca. Io ho già fatto un pochettino di partite, infatti qui mi dice che ho ammazzato 19 zombie totali, con l'unica arma che ho sbloccato inizialmente, che è la pistola normale, e ho percorso 6,994 metri. E praticamente più sopravviveremo, più metri percorriamo e più punteggio andiamo ad acquisire, che si trasformerà poi in crediti che servirà per sbloccare nuovi obiettivi o comunque acquistare delle armi o potenziare le armi. Ad esempio, se andiamo a vedere nel menu armi, come vedete abbiamo la pistola normale, abbiamo altri tipi di armi, tipo la sega elettrica, il fucile a pompa, una pistola più potente, la mitraglietta, le granate, il fucile d'assalto, mitragliatore a nastro, cioè ne abbiamo un casino di armi che ovviamente se vogliamo acquistarle subito dovremo proprio acquistarle tramite lo store o se no dobbiamo aumentare quello che è il nostro punteggio, il credito che è questo qui sopra, che io in questo momento ho 338 di credito. Comunque andiamo a provare una partita così rendiamo conto come è fatto il gioco. Mettiamo in play, classico. Alziamo un pelo il volume. Ecco, come vedete qui ci sono le armi che possiamo utilizzare al momento, comunque cioè non solo le armi, anche tipo la super velocità, la possibilità di avere più munizioni, perché comunque anche le munizioni sono numerate. Noi andiamo semplicemente così. Ecco, come vedete, abbiamo il nostro personaggio in prima persona. Dobbiamo semplicemente evitare gli zombie. Il nostro personaggio sarà sempre in corsa, praticamente. Ogni tanto troveremo anche delle casse di munizioni, come quella che abbiamo appena passato sulla sinistra. Però comunque al momento il nostro caricatore può contenere al massimo fino a 12 colpi, quindi anche se andiamo a prendere le munizioni avremo comunque 12 colpi, anzi dei due sarà anche peggio perché perderà tempo a ricaricare l'arma e quindi potremo anche peggiorare la situazione. Ho appena sparato il primo zombie che proprio non riuscivo a passare in quel momento. Scusate.
Ecco, mi ha seccato. Ecco, in questo momento, ad esempio, abbiamo percorso 1176 metri e abbiamo guadagnato 134 crediti, con un totale di 472 che avevo aggiunti a quelli che avevo già prima. Andiamo avanti. Qua ci propone la sega elettrica, ma non abbiamo abbastanza credito. Aggiungiamo un'arma e la possibilità è un potenziamento. Andiamo a provare un'altra partitina così. Ecco, come vedete, il potenziamento in questo caso per quest'arma è 18 colpi al posto di 12. Sto sprecando un po' di colpi, ma almeno godiamo un po' ad ammazzare sti bastasi. Ecco, come vedete, adesso mi è rimasto un colpo solo. Cerchiamo di tenercelo caro, che non penso che ammazzerà uno zombie un colpo solo, però con un po' di fortuna magari. Ecco, come vedete, ragazzi, qui abbiamo la cassa di munizioni presa. Ecco che la nostra partita termina qui. E niente, ragazzi, comunque il gioco ha una grafica carina, non è niente di particolare. Alla fine abbiamo un personaggio che corre all'impazzata e dobbiamo evitare i nostri zombie e utilizzare, insomma, più armi possibili sbloccabili con partite, e quindi per cercare di riuscire a stare più tempo possibile nel nostro livello, per fare più metri possibile, ovviamente, per poi acquisire più punteggio. Questo è lo scopo del gioco, praticamente. A me, secondo me, è simpatico e carino, e poi lo troviamo anche gratuito sull'Apple Store. Secondo me, alla fine, vale la pena scaricarlo. Non è, insomma, sicuramente paragonabile a molti sparatutto, però è abbastanza carino, insomma. E niente, ragazzi, grazie. Grazie del vostro ascolto e alla prossima. Ciao, ragazzi.